Ciao, bentornati sul mio canale. Subito parto con i video di quello che ho finito in questo mese. Abbondante, abbondante. Questo mese sì, che ho speso in cura della persona. Ma mi fa piacere perché sono tutti piaciuti, piaciutissimi. Ho finito e quasi mi dispiace questo scrub, un po' pericoloso l'apertura. Sentite? Mamma, se tieni qua il dito mi sa che ti salta. Bio Happy Scrub Corpo al cocco e lilà, un profumo molto buono, però la consistenza di questo scrub era un po' non proprio per i miei gusti, perché era molto cremoso e aveva pochi granuli, ma i granuli erano scrubavano bene, quindi lasciava un bel effetto sulla pelle morbida, e nello stesso tempo sentivo che la circolazione veniva stimolata da questi particelle, quindi consigliatissimo. Mi piace la confezione, ma non mi piace la chiusura, è troppo rigida, quindi non credo di ricomprarlo, anche perché costa intorno ai 15 euro, quindi sicuramente sul mercato trova qualcosa di più economico, ma magari in futuro chi lo sa. Dove butto questo quanto qua? Sempre per fare lo scrub in una versione molto più economica e anche sostenibile, direi, ho usato, perché questa è una bella scoperta per me, Filicori Zecchini, la miscela di caffè in chicchi. Io a casa macino il caffè e lo bevo appena macinato, mi piace un sacco anche il processo di macinare i prodotti. Allora, ma una volta che ho usato la moka, la svuotavo in un contenitore a parte e sono riuscita a fare una miscela con caffè e olio di mandorle. Bellissima, bellissima consistenza. Intasa un po' la doccia, quindi attenzione, magari fate questo procedimento nella bacinella. Vi dicevo che lo scrub al caffè lascia sulla pelle delle gambe un colore bellissimo, che io non lo trovo sporcare, o essendo sporcante sui pantaloni, ma la pelle rimane proprio abbronzata, sembra un effetto wow. Non so se vi ho parlato in altri video di questo scrub al caffè, neanche al caffè, al zesto, che l'ho fatto in vari periodi, più che altro quando inizia a fare così il caldo. Perché vi faccio vedere il caffè? Perché proprio questo, perché mi è piaciuto appena l'ho provato. Viene torrefatto ad Osteria Grande in provincia di Bologna, quindi mi rimane anche una promemoria di questo caffè che ho trovato al Conad. A proposito di Conad, in parafarmacia mi hanno regalato regalato un sacco di questi campioncini della Vichy, la protezione solare 50+, molto valida. C'è anche la colorazione, la versione colorata, quindi non escludo un acquisto, perché non sono tutti uguali, qua sono varie linee, comunque con filtro UVB, UVA, alcuni contengono dimeticoni ma non tutte, quindi magari in un futuro posso pensare. Rimaniamo nella zona corpo. Per le ascelle ho finito Balea e non andrò a ricomprare per niente questo deodorante senza alluminio, senza microplastica, anche aveva un getto troppo forte. Adesso vabbè, esce ormai solo l'aria, ecco, non esce niente perché non è rimasto niente, ma troppo forte. L'avete visto che erogazione ha? No, a lungo andare mi dava fastidio, era da tanto che l'ho comprato. Nessun altro, solo io e mio marito uso i deodoranti, mio figlio ancora non lo usa, quindi anche senza etanolo mi scrive il produttore, ma è troppo, non so, troppo aggressivo, troppo, non sono io più abituata ad deodoranti così, quindi non andrò a ricomprare. Così come non andrò a ricomprare un amatissimo, in passato anche il mio, ma da un po' che non lo usavo. Questa è la seconda confezione che vado a buttare. La prima che ho buttato era a metà e mio marito ha iniziato a sentire una puzza, e effettivamente era una,
una profumazione che prima non c'aveva questo deodorante, che lui lo usa da 2 o 3 anni, credo. Gli piaceva anche tanto. Questo proprio da nuovo aveva lo stesso odore. Così tu lo senti? Niente, ma quando lo spruzzi al contatto con la pelle sviluppa un odore proprio. Non credo che lo ricomprerò. Peccato. Ecco, ho spruzzato il gas di balea e mi dà fastidio. Per pulirci il corpo, perché l'abbiamo usato tutti e tre, e se lunga bagno doccia, questo al miele e mandorla, fantastica profumazione, fantastica consistenza, gel, ma né liquida né densa, buono, deterge bene la pelle e la profumazione è buona, è proprio di mandorla insieme, sembra, avete presente la farina di mandorla quando fai un dolce siciliano con la farina di mandorla? Ecco, questa è la profumazione di questo bagno doccia, vellutante veramente, lo compro e ricompro durante ormai da svariati anni. Una novità per me e anche per la casa, Balea, una edizione limitata. Quella con lo scoiattolo Magic Forest, una profumazione molto buona, anche qua sentivo tanto la mandorla, però è più dolciastra in comparazione con quella di Esselunga. L'ingrediente per niente male, ma comunque preferisco comunque Esselunga come gli ingredienti. Questo l'abbiamo usato per lavarci le mani, non ha seccato per niente le mani, quindi valido come prodotto, però ho notato che le edizioni limitate, i saponi mani, sono 300 ml e hanno lo stesso prezzo che la linea permanente di Balea con mezzo litro di prodotto, quindi sono quasi mezzo litro, mezza quantità in più nella versione delle linee classiche. Secondo me fanno anche apposta queste confezioni così attraente per farti spendere la stessa cifra ma dandoti meno, tanto meno prodotto. Rimango al DM sempre, queste saponette anche loro da anni vengono nella mia casa, non prendo più la versione al limone perché è molto più sgrassante e secca le mani, invece al verde con l'estratto di olio essenziale di lavanda e con proprio i fiorellini secchi, un bel effetto scravante ma per niente irritante o non so, seccante sulle mani. L'ho usata anche per lavarmi le ascelle, le braccia. Sul corpo non vado perché sento che mi secca più che altro il décolleté e non mi va per niente. Neanche sulle gambe perché particolarmente in questo periodo io li vedo un po' più secche del passato, se posso dire. Comunque a lungo andare la pelle invecchia e quindi ha bisogno di più attenzione sicuramente. Per le mani la riprenderò più avanti sicuramente quando finirò quello che ho in casa. Detergenza, ma è una finta detergenza. Quando ho le mestruazioni uso queste salvettine perché fuori casa non riesco a farmi il bidet per niente, al lavoro c'è il bidet, non so chi lo usa, ma io non potrei mai usare fuori casa, al lavoro più che altro perché all'hotel usi il bidet. Comunque Speedy Care, comprato e ricomprato queste salvettine, ma comunque dopo che ho provato queste della Conad mi piacciono molto di più la versione Conad, quindi idratanti veramente, ma più che altro rinfrescanti ma delicati. Sotto 1 euro sia una che l'altra versione, le ricompro volentieri. Per i capelli ho finito questi due low cost. Qua abbiamo Fructis Garnier, attivi di frutti fortificanti. Infatti qua sentivo una profumazione fantastica di caramelle alla frutta, andava a lavare molto bene i capelli, però a lungo andare li sentivo molto secche sulle lunghezze, quindi ho fatto tanta pausa tra un lavaggio e l'altro e mi è durato un sacco questo, che l'ho comprato o al Tigotà o al Lidl, non mi ricordo, 2,50 per 250 ml, veramente un buon prezzo. E anche l'inch devo dire per niente male, qui c'era tanto aloe vera, e posso anche ricomprare questo prodotto perché veramente lavava molto bene i capelli, più che altro li profumava, tu avevi la sensazione di qualcosa di pulito, però sì, bisogna stare attenti sulle punte. E queste punte non amavano per niente Balea, il balsamo al cocco. Allora, leviamo il
Il cuoco che era rimasto. Aria, non c'è niente qua che è finito. È un balsamo finito, ma veramente lasciamo questa parte che ridiamo insieme perché in questo periodo sì che ci serve ridere di più. Fantastico coccolo, quasi volevo mangiare, talmente buono. E se hai presente i dolcetti con la farina di cocco, quelle tondine, non so come chiamarle, le praline forse, ma non, che non hanno la crema, sono proprio cocco secco. Da un po' che non li compro, non mi ricordo come si chiamano. Comunque è cocco buono. Se tu vuoi un balsamo che fa niente sulle punte, ma ti lascia profumata la stanza più che altro, perché sui capelli non li sentivi questa profumazione. Mi è piaciuto un sacco. Costa soltanto 1 euro. Si trova al DM, Balea. Lo posso anche ricomprare perché è valido per fare più che altro il rasoio. Cosa ho finito per profumarmi e per tirarmi sul morale? Roll-on nuvola di crema della Wolf Attiva. Mi è durato tanto tanto tempo, credo 2 anni che ho questo roll-on comprato in Brio Profumeria, che non esiste purtroppo. Ha chiuso quando sono iniziati come chiamarli, i periodi di lockdown, perché li abbiamo avuti qui in Italia vari, credo di più in assoluto delle altre nazioni. Tra chiusura e apertura da noi non si capiva più e la gente tuttora sta in casa. Questo nuvola di crema mi ha aiutato tanto a appunto sentirmi bene, perché si sente sia il limone che un po' di mandorla, un po' di crema chantilly. Mi è piaciuto tanto e posso anche ricomprarlo. E infatti la mandorla si sentiva perché olio essenziale, l'olio essenziale di limone è dentro all'olio di mandorla. Mi è piaciuto un sacco, veramente ottimo prodotto, olfattiva. E poi questo rolone appunto ti dura tanto e costa intorno ai 10 euro, credo, da un po' che non ho guardato sul sito di Olfattiva a che prezzi fossero i loro prodotti. Rimango nel tema corpo e ho finito il burro corpo dell'Alverde, tanti prodotti di M in questo video. Questa era la versione al fico che ho ricevuto in regalo insieme a delle altre sempre così mini taglie, in un set buono buono buono, perché andava a idratare ma anche a compattare la pelle, perché vi dico appunto, essendo, non so, la vedo un po' cambiata, nonostante io faccio tanto scrub, la pelle comunque cambia la sua presenza, perché appunto mi avvicino ai 40 ed è normale che sia così. L'ho usata anche sulle mani, molto buono. Questo burro di Alverde, se lo trovate al DM, ve lo consiglio. La profumazione non è per niente piacevole, a mio avviso. Fico non si sente proprio un bel fico, ma comunque non rimaneva niente di una profumazione che magari che non ti piace. Fantastico, mi è piaciuto tanto sia la profumazione che l'impatto che lasciava sulle mani, la crema mani della Penny Market Today. Buono, 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 con pantenolo e burro di karité, per mani e unghie secche e sciupate. Veramente tanto, tanto buono questo prodotto. Mi è piaciuta anche la profumazione, si asciugava molto bene. L'ho tenuto anche nella scrivania dell'ufficio. Rimango nella zona mani, vado a cestinare questi due smalti della Yves Rocher, anzi uno è smalto framboise, da un po' che è aperto e si è indurito, quindi una colorazione bellissima, e si stende bene sulle mani, si asciuga molto bene un cappello, e promossissimi gli smalti della linea Go Green, che non ha ingredienti nocivi per te, per l'ambiente, fantastico. Qua avevo un top coat, ma è diventato ormai, è rimasto pochissimo, è diventato un colloso, quindi anche questo top effect gel validissimo, posso ricomprarlo da Yves Rocher. Qua ho un campioncino di vaniglia e zenzero, bagno schiuma, ma io l'ho usato per lavarmi le mani quando ero al lavoro. Una profumazione buonissima, si sentiva tanto zenzero, frizzante, buono, invitante a stare bene. Ecco, l'unico bocciato di questo video è Colgate Smile for Good Protection. Non mi è piaciuto per niente la versione della Colgate che era eco certificata da EcoCert.
l'ho comprato più volte perché ho detto mi faccio la scorta, visto che è un bel prodotto, ha soltanto 2 euro o 1 euro, l'ho trovato alla Lottigota, non mi ricordo, ma ho avuto credo 2-3 confezioni. L'ultima finita non lo ricomprerò per niente, l'ho finito io perché a nessuno degli altri membri della famiglia è piaciuto. Qua finiamo il video e io vi ringrazio come sempre che passate, noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao!